Allora, volevamo chiedergli quali sono le finalità della giornata di oggi, gli scopi. Allora, il convegno di oggi ha un progetto abbastanza chiaro, è quello di sensibilizzare i giovani, in questo caso gli studenti delle scuole medie superiori che partecipano, al tema della cittadinanza ai ragazzi di origine straniera. Fino alcuni mesi fa in Italia c'è stato un dibattito piuttosto acceso sul problema di concedere o meno di varare una nuova legge sulla cittadinanza, quella che è stata chiamata lo Ius Soli impropriamente, perché in verità il nome corretto sarebbe stato Ius Culture o Ius Scoli, Scole, oppure Ius Soli Temperato. Questa legge avrebbe dato la cittadinanza a circa 900.000 ragazzi. E invece si è, diciamo, persa nelle paludi di un Parlamento incapace di prendere una decisione netta. Ormai le elezioni ci sono state, la scuola a suo tempo si è già impegnata a favore di questo progetto, noi abbiamo deciso di continuare anche ancora, perché ci siamo resi conto che il problema è molto profondo, cioè bisogna creare una nuova mentalità, far capire anche ai ragazzi italiani che la cittadinanza e i loro compagni di banco, potremmo chiamarli così, di origine straniera, migliora la qualità della vita, le relazioni in questa società, non è una minaccia. L'altro aspetto importante che vorremmo suggerire è che c'è un legame tra queste migrazioni e il fatto che gli italiani sono stati un popolo di migranti. 40 milioni di italiani sono emigrati nel continente americano, in Australia, nel resto dell'Europa, e di questo si è perso memoria. Gli italiani si sono dimenticati, e i ragazzi non lo sanno, di quanto sia stato tragica, dura questa esperienza. Probabilmente alla radice della xenofobia che caratterizza ormai una certa parte della società italiana c'è anche questo. Quindi oggi nel corso del convegno suggeriremo un ponte con questa memoria. Volevamo chiederle se ci può dire qualcosa sul coordinamento delle scuole milanesi. Sì, allora il coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva, nome lunghissimo, nasce più di 10 anni fa, nasce dal basso, cioè non è un'organizzazione creata dal Ministero o dai suoi, diciamo, uffici periferici, nasce da un gruppo di insegnanti e di dirigenti di istituto che hanno pensato di coordinarsi tra loro per occuparsi di questi temi, l'educazione alla legalità, quindi in stretto collegamento con Libera, l'associazione creata da Don Ciotti, che si occupa di educazione antimafiosa e di tante altre cose legate a questo tema, e di educazione alla cittadinanza, quindi il problema dei diritti umani, il problema delle migrazioni. Abbiamo lavorato in questi 10 anni via via mettendo in rete, la parola giusta è rete, non è un'associazione, no? Sono persone che lavorano insieme e si tengono in collegamento con un'organizzazione molto leggera. Abbiamo lavorato soprattutto su due grandi temi. Uno è quello dei diritti umani negati, quindi il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto a un ambiente non inquinato. L'altro è proprio il tema dell'antimafia, avendo due iniziative fondamentali, una a dicembre dedicata appunto ai diritti umani e un'altra il 23 di maggio in occasione della ricorrenza della strage di Capaci per ricordare i giudici Falcone e Borsellino, ma in verità per rilanciare sempre un discorso nuovo su questo argomento. In mezzo ci sono molte altre attività che vanno in questa direzione, quindi diciamo che gli insegnanti in questa rete creano un effetto sinergico, cioè potenziano la loro capacità di intervenire su un piano educativo alto. Cerchiamo di, diciamo, scardinare la scuola tradizionale da questo punto di vista, di innestare nella scuola progetti educativi di alto valore civile. E questo richiede molte energie che noi riusciamo a, diciamo, mettere in moto a livello cittadino grazie a questa rete. E in conclusione vorremmo sapere qual è il ruolo della scuola in questa sensibilizzazione. Come accennavo prima, la scuola ha un ruolo fondamentale nella società. Negli ultimi decenni, non è una cosa recente, alla scuola vengono date sempre più responsabilità.
se c'è un atto di fascismo, tutti subito cominciano a dire: e i giovani non sono stati educati all'antifascismo. Se c'è un atto di violenza razzista, e i giovani non sono stati educati. Quindi la scuola viene caricata di responsabilità enormi, ma paradossalmente la scuola sta diventando un'agenzia educativa debole. Cioè, in altri termini, rispetto al resto della società, alle famiglie, ai social network, ai mezzi televisivi, al rapporto tra pari, la scuola è diventata una voce debole e riesce ad incidere meno di una volta. Eppure noi pensiamo che la scuola debba essere invece più forte, debba poter modificare più profondamente i modi di pensare e quindi anche i comportamenti. I giovani sono nuovi cittadini e quindi dovrebbero essere, potremmo dire, più facilmente, cioè meno sclerotizzati degli adulti. Gli adulti talvolta hanno assunto dei modi di pensare, dei modi di comportarsi che sembrano difficilmente modificabili. Normalmente si spera che i giovani non lo siano. Io ho qualche dubbio, lo esprimo molto spesso. Secondo me i giovani arrivano già profondamente formati, soprattutto nella scuola media superiore e i livelli, diciamo, del triennio finale, quello in cui insegno io. Quindi il lavoro che la scuola deve fare in questo campo è molto faticoso e molto importante, perché è vero che noi insegnanti siamo, insieme agli studenti più attivi, voglio sottolineare questo aspetto, ci sono delle minoranze virtuose di studenti che svolgono funzioni da educatori e andrebbero valorizzati, come voi ad esempio in questo momento. E insieme noi forse possiamo ridare più voce alla scuola, rafforzarla rispetto alle altre agenzie educative che non hanno un vero progetto educativo, perché oggi diciamo quelle forme associative come era il sindacato, i vecchi partiti, che avevano una grossa funzione pedagogica verso i cittadini, sono in gravissima crisi. Le ultime elezioni lo mostrano, sono stati travolti da gravissime contraddizioni. E quindi sono rimasti in pochi a difendere un progetto educativo consapevole, cioè come formare buoni cittadini.